Dai, che se cominci. Dai, cavolo. Crediamoci. Già è finito, già si sapeva. Di dare forza e precisione. Tutto nasce da una gran sgruppata. So più forte. So più forte e basta. Gotta fuori classe, più fuori classe. E anche grande giocata di Perisic. Gran cross. Gol al volo col mancino. No, col destro, vabbè. Sì, perché Smalling non è sul uomo. È nella zona di. Gol dopo due minuti è classico nostro, che vuol dire che è finito. Forse non è mai iniziato ed è già finito. So più forti e vabbè. E Dzeko con la grande intelligenza che non cerca ancora un tempo, non cerca valore orizzontale per Barella, che già in zona di ci pensa. Spinta dal pubblico a calciare, rischia di spaccare la traversa di Colombo con una grande soluzione. Riparte già la Roma. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Barella spacca la traversa. Quinto minuto, ragazzi. 5 minuti. Meno male che c'ho poche speranze in questa partita. Poi crescono sempre, come ogni partita a Roma. No. Mi viene da ridere. Non ho veramente nient'altro da dire. Mentalmente, come giocatore, come qualità, c'è da lavorare tanto. E basta. Ma con più di attenzione della Roma in questi primi minuti, qui occhio alla possibilità di contatto non falloso, sì falloso, dice Di Bello, con un pizzico di fatto in bagno. Terza di Nino D'Ambrosio, calcio di punizione per l'Inter. Un attimo di ritorno. Ma che ha fatto il Bagnez? Ma seriamente stiamo messi così? Io non ho manco la forza per... Vabbè, io non mi arrabbio mai, non c'ho manco la forza, non c'ho voglia di farlo, ma io non capisco. Per un giocatore come Barella trovare la non capisco. Meno male, ripeto, che oggi avevo poche speranze, perché se tocca iniziare così... Spazio per andare da Castro, prova a distendersi la Roma dopo un patto complesso in questi primi 15 a San Siro. Bella posizione regolare, cosa arriva dentro, c'è la deviazione di D'Ambrosio che quasi fa la traversa, nessuno alza la bandierina, l'arbitro D'Ambrosio si è calcio d'angolo in favore della Roma. D'Ambrosio sta al fotogol, un tocco di Mkhitaryan, tocca Andanovic e poi D'Ambrosio brucia, però Ebram, se ho visto ma va bene quindi. Però intanto sì, il conto della traversa è già 1-1 perché qua Sergio Oliveira, prima reazione della Roma sull'asse Castro Mkhitaryan. Timber cross. Ma se la bandierina, Dzeko la prende anche qui, batte con D'Ambrosio, poi spunta. Pallone. E arriva sulla palla Ebram dentro. Berzagnolo, Andanovic con i piedi. No, hanno fatto vedere il secondo di pubblicità, si è capito. La partita è più viva che mai. Che ha preso Andanovic. Bella sponda di Ebram per Berzagnolo che ha calciato in maniera troppo centrale. Andanovic è riuscito a prendere palla, poi riceve da Sergio Oliveira che ha toccato con la. Però gli deve da giallo a chi ha fatto fallo a Bigna, gli ha dato un gli ha dato un colpo clamoroso. Prima su Picani Bagnez, mentre Sergio Oliveira ha un bel recupero, che serve bene tu per far correre Zaniolo. Si sconta nella corsa con Bastoni, fallo è dell'attaccante della Roma, dice Di Bello che ammonisce Zaniolo. Oh, ma ammonito! Davano! Altra sanzione disciplinare per il 22 della Roma. Col corpo più che col gomito, mi sembra. Sì, mi sembra molto fiscale, no, questo giallo. Io penso che in cui la palla gli arriva, calcia Zaniolo, non trovando lo specchio della porta, era una buonissima opportunità, un colpo di genio del giocatore più geniale che era Roma in campo, anche il signore con il 77 Henry Mkhitaryan. Sì, dunque mette qui occhio Ebram che trova una grande palla, prova a scherzare e a girarsi un po' e tira che giro sabato, poi Andanovic vola a salire Andanovic a mettere la palla, mamma mia, molto meglio lui questo secondo tempo. Plastume passa tra lui e Mkhitaryan con i superpoteri, e allora Vidal per Sanchez, zona tiro allarga per Damiano, per Vigna come precedenza, bene Canato, poi Barella da casa sua, calcia di controvalso di collo esterno.
Che parata, che tiro. Allontanato con Brozovic che quasi innesca Mkhitaryan, anzi lo innesca proprio nonostante il ritorno di Barella. Corre l'armeno che vuole andare da Zaniolo, la posizione poi Nico che rimane giù. Zaniolo passa su Andanovic, la porta è vuota, calcia Zaniolo. Non ci credo, che salvataggio Scrini, ma che tiro aveva fatto, quindi sarebbe stato tutto vanificato. Forse troppo forte comunque, la giocata di Zaniolo, che cosa al VAR. Penso che è entrato. No, era regolare. No, non lo so se era regolare. Ma aveva fatto un tiro perfetto. Che ha salvato Skriniar, un tiro perfetto. Ma sarebbe stato un gol spettacolare. Quello di Zaniolo, così come altrettanto spettacolare questo salvataggio di intelligenza. Diciamocelo, che pareggio non lo meritiamo una volta. Assolutamente. Ancora più alto se possibile, più difficile da prendere, mentre Smalling con Metrici arriva su questo valore. Sergio Oliveira finisce giù. Cosa? Se vabbè, se quello non è fallo. Damian che lascia via Sanchez, sterza il cileno, quasi zona tiro. Prova a calciare! Vediamo se rivedono quel fallo adesso. Se no, se no niente. Se solo lo rivedono per fallo. Ma cosa ha fatto? Mezzo esterno. Giocata incredibile. Vedranno l'accaduto del contatto su Sergio Oliveira di Arturo Vidal. Sanchez fa un gol da fantascienza con la palla che pesca pieno nel croce dei pali. Tiro gol perfetto. Favoloso. Bellissimo solo ancora l'ultima inquadratura, quella dal basso, dalle spalle di Sanchez. L'Inter vola sul 2-0, mamma mia, dice questo ragazzo in tribuna. Sì, però vediamo se adesso lo rivedono al VAR, con noi ti pare che non li rivedono. E prendi, stanno controllando. Perché se Sergio Oliveira che vola così non mi pare normale, sinceramente. Del tiro di Sanchez e della galoppata di Damian. Vediamo se c'è almeno la scritta VAR, perché ma allora, nel frattempo che guardano al VAR, primi cambi a San Siro. Ma non è ancora scritta lui, non è ancora uscita la scritta VAR. Veretù out, Pellegrini e Cristante in, ma è 2-0 per l'Inter. Quello non si rivedrà mai, non si rivedrà mai, non verrà mai rivisto, tutto buono, che sia mai una volta.